Buonasera ragazzi, episodio 1, stagione 3. Sono Giacomo e diventerò milionario in 7 anni. Ore 18:43, ho deciso di iniziare la stagione 3. Intanto è primo febbraio, quindi un inizio con un inizio vanno sempre d'accordo. Dopodiché, perché c'è stata una svolta in questo weekend che mi ha fatto capire che sto andando nella giusta direzione. Intanto il fatto di sapere che non lavorerò più fra un tot di mesi mi fa sempre più pensare a quanto tempo libero avrò e cazzo ragazzi lo spenderò benissimo, perché già adesso ho il cervello che mi scoppia di idee, cioè non di idee tipo dire invento l'aggeggio che assorbe il carbonio così Elon Musk mi dà una valanga di soldi, no, una valanga di idee su articoli da scrivere, semplice, it's so simple, ma è quello che serve, cioè idee, scrittura fatta bene, podcast fatto un po' meglio e all'occorrenza canale YouTube che partirà piano ma andrà in crescendo, cioè questo è la base di quello che sarà il mio futuro. È inutile farsi tante seghe mentali, dire io voglio diventare un TikToker perché c'è TikTok e poi su Signal perché... E poi su Parlè, perché parliamo su Parlè. No, questa è la mia base e questa è quello che continuerò a fare. E la figata, vi dico la figata che mi ha fatto capire che questa cosa sta crescendo tantissimo, è che tra ieri e oggi ho guadagnato 87 centesimi con gli AdSense. Ieri 37, oggi sono 50, ma chissà come finirà la giornata. E è assurdo, perché anche questi hanno avuto una crescita incredibile in una settimana. Ammetto che non sono cresciuti dal nulla, perché ho un po' sistemato, aggiustato due o tre cose e perso un po' di tempo a configurare al meglio tutto, però cavoli, cioè avrò perso due ore e i risultati sono assurdi come ritorno, quindi bellissimo. E questo appunto mi fa venire una voglia, una fame incredibile di buttarmi a capofitto in quello che sarà il mio futuro. Inoltre un paio di considerazioni: sono sempre così quando le giornate tornano ad allungarsi. Adesso alle 5:30 guardare fuori dalla finestra dell'ufficio e vedere chiaro, sì, sono come una pianta, sono il signor clorofilla, chiamatemi, ho bisogno proprio di, vabbè, come tutti penso, però è bellissimo. E un'altra cosa che mi è venuta in mente così dal nulla è che quando questa cosa qua si saprà un po' di più in giro, cioè vabbè, Giacomo diventerà milionario, diventerà una persona quasi circa conosciuta o insomma così, che tu cerchi in internet lo trovi, diventerà tipo impossibile trovare lavoro, cioè mando un curriculum e cosa fanno, magari per sfizio così vanno su Google, digitano e trovano la mia faccia, vanno sul mio blog, vedono che cosa ne penso del lavoro dipendente e dicono ma sto qua ce lo portiamo a bordo a far che, quindi anche questo è un altro paletto che mi renderà impossibile il ritorno, perché quando che non vorrò fare tra l'altro. E quindi no, quindi veramente ho un entusiasmo incredibile oggi, non so perché, però proprio bello. E un'altra cosa che mi stavo chiedendo, cavoli, però avrò 2 anni di budget per lanciarmi, insomma dopo avrò finito i soldi, quindi sarà un problema. E poi ci ho pensato, cavoli Giacomo, ma in un anno quante cavolo di cose puoi fare in 365 giorni, dove puoi dedicare al 100% a quello che sai fare, a quello che vuoi fare, a quello che ti piace, cioè c'è probabilmente un'assurdità di cose che si possono fare e che farò, che faremo, scopriremo assieme, quindi sarà proprio mezzo anno in realtà, perché credo che da giugno in poi sarà il vero boom tra una cosa e l'altra, però spettacolo ragazzi, sarà una figata incredibile. E un altro indizio che mi ha fatto capire che sto svoltando è il fatto che sabato sera ho detto stasera scrivo un articolo su GameStop, perché se ne parla, perché ho capito che effettivamente sfruttare gli argomenti di tendenza è un'idea geniale, cioè è geniale nella sua banalità, è quello che serve alla fine a un blog per essere conosciuto, per attirare visite, quindi ho detto lo scrivo e via andare. Mi sono messo
vabbè, ero sul water perché ero là, ho aperto il computer, ho cliccato su aggiungi nuovo articolo e mi è venuta fuori la pagina bianca di inizio articolo e ho detto, sai cosa? No, non lo scrivo. Sono andato su Fiverr, ho trovato uno che lo scrivesse al posto mio, vaffanculo. Alla fine così mi sono liberato di una serata che avrei passato a cercare contenuti, a trovare fonti, a guardare numeri, a scriverlo bene, a rivederlo. Ho passato una serata a sistemare il sito, cosa che non posso delegare, quindi a sistemare appunto le pubblicità, a renderlo più veloce, a cacheare un po' le immagini, eccetera eccetera. Quindi diciamo che appunto non ho fatto la stronzata di dire vabbè, non lo scrivo perché voglio starmene sul divano, no, quello no, però non lo scrivo perché ho altro da fare e questo mi è piaciuto un sacco. Oggi puntata in cui mi lodo, però effettivamente iniziamo la stagione 3 con qualche consapevolezza in più, ovvero di essere più un po' più sul pezzo verso quello che sarà, e abbandonando le vecchie certezze o il vecchio modo di pensare. Ecco, c'è possibilità di delegare, lo si fa senza problemi, trovi tic tac. Cioè, fortunatamente abitiamo in un periodo storico, in una zona del mondo dove con 2-3 click si possono fare cose incredibili, e facciamole, e alla fine c'è mica qua a perdere tempo su GameStop. Quindi questa è un'altra cosa che veramente veramente mi è piaciuta, e niente ragazzi, sono Giacomo, diventerò milionario in 7 anni e la strada la faremo assieme. Questo è l'inizio della stagione 3, ma la stagione 3 sarà una figata incredibile ragazzi. Ci sentiamo domani, ciao ciao. E se l'entusiasmo ha contagiato anche voi ragazzi, andiamo a mettere 5 stelle a questo podcast, dai, così cresciamo anche in questo ragazzi. Buona serata, a domani.